Nel suo intervento lei ha analizzato la dimensione verde del Palazzo dell'Aeronautica, uno spazio che talvolta si tende ad ignorare ma che, come abbiamo visto, in realtà nasconde molti significati. Essendo lei professoressa di architettura del paesaggio alla Sapienza, può farci un commento proprio su questo aspetto, cioè sull'importanza che il verde ha nella composizione comunque architettonica? Il verde ha in questo caso una grande importanza storica perché sottolinea degli aspetti che sono sempre stati trascurati e che invece nel momento in cui è stato costruito questo palazzo erano molto importanti. In particolare accentua la dimensione del grande vuoto che circonda questo palazzo, caratterizzandolo come una cittadella, come un grande monumento collettivo dedicato a questo nuovo simbolo che era l'aeronautica. E in secondo luogo esprime anche l'idea dell'importanza di queste specie verdi, in particolare sempre verdi, che dovevano creare questa cornice a contrasto con il chiaro dei travertini, dei marmi, richiamandosi all'immagine della Roma antica. Questa immagine è rafforzata anche dall'acquedotto, delle mura aureliane che stanno davanti al palazzo e sempre con il loro corredo verde accentuano questa immagine. Quindi passato e innovazione, tradizione e modernità devono essere fusi anche attraverso la dimensione verde. Oggi questa dimensione, che era importante anche dal punto di vista quantitativo, è un'eredità molto rilevante di questo palazzo e ci auguriamo che verrà restaurata e ristrutturata, ma anche potenziata nel miglior modo possibile. Grazie mille.